Mister, prima storica dell'ospedaletti in eccellenza, in campo si è visto tanto ospedaletti, però poi il risultato dice 2-1 per la Chierese, cosa non ha funzionato? No, ma siamo partiti bene, siamo andati bene anche in vantaggio, abbiamo fatto delle buone cose in velocità, poi ci siamo persi su un gol che abbiamo preso, ci siamo fatti gol da soli, su un fallo laterale nostro, e da lì abbiamo rallentato il ritmo, abbiamo rallentato un po' le giocate, la velocità di gioco e abbiamo fatto un po' favore agli avversari e... Sì, si sono difesi, noi ci abbiamo cercato di macinare il gioco però troppo lentamente, quindi anche in questo campo dove è abbastanza piccolo dobbiamo essere più veloci, sennò le giocate poi si chiudono e diventa un po' più difficile. Messo da parte il 2-1 di oggi, come si riparte in vista della seconda di campionato? Niente, domani ci si ritrova e cerchiamo di analizzare un po' quello che non è andato, ma dobbiamo essere bravi a riprenderci subito, è una categoria questa che non ci dà la possibilità di pensare, ma dobbiamo agire, forse oggi abbiamo pensato anche troppo, dobbiamo velocizzarsi, però insomma abbiamo steccato la prima, ma domenica abbiamo una partita molto importante, difficile, dobbiamo riprendere la nostra marcia, il nostro cammino e rimetterci a posto, analizzando sempre quello che non è andato. Comunque ragazzi abbiamo fatto anche una buona prova, però ripeto, troppo lenti e quindi poi diventa tutto più difficile. Abbiamo visto tanti giovani in distinta, molti anche in campo, è un po' una caratteristica di questo ospedaletto avere in rosa tanti ragazzi alle prime armi. Al di là del fatto che oggi comunque avevamo parecchie assenze, perché comunque Alessio Negro, Alberti, Allaria sono giocatori che tra l'altro sono quelli che hanno sempre giocato anche in Coppa, sono un po' mancati, però sì, ci sono i ragazzi validi, sono ragazzi giovani, devo farsi un'esperienza, ma soprattutto anche gli altri devono capire che questa è una categoria un po' diversa, è una categoria che poi non perdona e quindi dobbiamo adattarci, dobbiamo cercare di cambiare marcia, sono sicuro che comunque lo faremo già la domenica prossima e se poi non andrà bene, pazienza, dobbiamo lavorare, continuare e crescere di domenica in domenica.